Benvenuti al Romix di giovedì. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti, benvenuti raga in questo nuovissimo video, perché oggi siamo al Romix di giovedì a fare qualche intervista un po' così, un po' particolare a qualche cosplayer, a vedere cosa ci sta a Romix. Però ovviamente ragazzi, come al solito, iniziamo subitissimo, ma dopo che già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fatto tutto quello che dovete fare sempre. Dai, 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 iniziamo subitissimo, che già ho visto i primi cosplayer. Allora raga, siamo con Asuka di Evangelion. Perché hai scelto sto personaggio? Perché è il personaggio preferito del mio compagno. Chi è il tuo compagno? È lui, chi è? Mio compagno. È lui, no, famo... colpa sua. È colpa sua. Ma fammi capire, che so, corna, abbiamo la no, prima sono cornuta. Orecchie. No, sono le orecchie. Sono le orecchie. Ah, è la versione bar, raga, sono ignorante. Ma quanto hai speso per tutto sto cosplay? Una sessantina di euro. 60 euro, oh, raga, puntata di oggi, il più cheap, vediamo il più economico, chi è vince il più economico. Quindi una sessantina di euro, mi raccomando voi raga, votate qua sotto nei commenti che voto gli date ai cosplay che andiamo a vedere. Tiego, fate il giro, fa vedere quanto è bello sto cosplay. Brava, mi raccomando raga, non fate gli stronzi. Dove sta Michael Jackson? Dove sta? Stiamo con Michael Jackson, raga. Incredibile. Dall'oltretomba. Dall'oltretomba, tu sei Michael Jackson. Sì, fammi capire che... In realtà non sono morto davvero. Non è mai. E tu vedi, i complottisti hanno ragione. Sempre. Perché hai scelto sto personaggio? Perché è un fan di Michael Jackson, probabilmente. No, è il mio personaggio preferito. È il tuo personaggio. Quanto hai speso per tutto sto coso? Beh, in realtà pochissimo per questo proprio. La cosa più costosa è la giacca, perché l'ha cucita una sarta. Quindi totale? Ed era un regalo, quindi il totale. Pure regalo, e regalo è gratis, quindi regalo è gratis. Quanto hai speso tu per tutto sto coso? Ma una ventina di euro. Una ventina, raga, forse abbiamo il vincitore per il cosplay più economico di oggi. Quindi una ventina di euro. Tu invece che c'hai, secondo me ha speso un po' meno di te, secondo me. Ora vediamo, tu invece che personaggio sei? Sono Aimi Kaze di Utano Prinsama e sono in gruppo con loro. Pure tu sei Michael Jackson? No, me lo ricordavo diverso. Non sei Michael Jackson con la tinta, che personaggio è il tuo? Canto, ballo e basta. Come te chiami? Sì. Aimikaze di Utano Prinsama. Ah, Aimikaze, che non è un'unica, è una. Quanto hai speso per tutto sto coso? Zero. Come zero? No, raga. No, ragazzi, ti piace vincere facile, ponci. Me l'hanno regalato il 14 luglio del 2018. Tutto? Sì. Non c'è speso manco un euro? No. Niente, sì, pure la parrucca, tutto. Sì. Lente a contatto, tutto. Ah, le lenti a contatto. Ma non è per questo cosplay, sono riutilizzate. Quanto hai pagato le lenti a contatto, diciamolo? 20 euro. 20 euro, raga, stiamo sul pari. Però diciamo, stai proprio filo, diciamo. Mi raccomando ragazzi, voi invece votate qua sotto nei commenti sempre che voto gli date a loro, da una a Michael Jackson e a Kasemikaze, diciamo. Votate nei commenti che voto gli date. Abbiamo scoperto Napoleone, c'è pure Napoleone qua. Grazie, buongiorno. Buongiorno, imperatore, come la devo chiamare? Imperatore. Imperatore. Com'è mai siete venuto qua? Ma tra poco stanno facendo il film su Napoleone. È vero, stanno a far film, raga. E io in anteprima già ho fatto il personaggio da Napoleone. Ah, vedi, quindi è un'anteprima. Sì. Ma senti una cosa, imperatore, senta una cosa. Quanto ha speso? So che lei ha i suoi servi per fare tutto l'outfit, diciamo. Ma lei quanto ha speso, quanto ha pagato i suoi servi per tutto sto ambaradam che c'ha addosso? Ma se li ha pagati i servi, se non li ha schiavizzati? No. È un costume realizzato da me, con preso dei abiti e trasformati. Il cappello è tutto realizzato da me.
E il cappotto, un cappotto poi modificato. C'è messo mano. Sì, esatto. Spalline, tutto il resto, la medaglia. Quindi la, è tutto, tutto homemade, diciamo, sì, tutto homemade. Sì, sì. Me coio. Questo fa parte del cosplayer, che la maggior parte alcuni costumi o vestiti difficili da trovare. E infatti, perché... E infatti poi li dobbiamo realizzare noi. E beh, certo, certo. E quindi dicevo, complimenti, come mi raccomando ragazzi, votate qua sotto nei commenti che voto gli date a Napoleone, mi raccomando, non fate stronzi, se no viene vi conquista, che conquisti tu? Hai conquistato quasi l'Europa. Hai conquistato l'Europa, te conquista casa, te conquista casa. Siamo con... Chuanin e Teshenjun. Ha capito, quella sta di lì e questa sta a testa in giù. Quindi perché avete scelto questi personaggi? Perché ci piacciono molto i romanzi cinesi e sono due personaggi di romanzi cinesi che verranno poi pubblicati anche in Italia. Ah, io pensavo che siano tipo degli original che si erano inventati loro, quindi esistono. E tu invece perché? Stessa cosa, stesso romanzo è? Esatto, il marito. Ah, sì. tu sei il marito di lui. Esatto. Ok, qua raga, mi sa che loro non vincono oggi, mi sa quanto avete speso per i vostri cosplay uno per uno, quanto avete speso? Questo sui 200 euro. 150. Mi sa che oggi non sono loro a vincere il cosplay più economico, però forse quello più figo secondo me ci può stare. Allontana la videocamera, fatevi vedere bene, sì. Complimenti, mi raccomando ragazzi, votate nei commenti qua sotto che voto gli date da 1 a 10. Perché ragazzi, secondo me ma sta tenda che c'ha in testa, raga, è proprio la parte più difficile. L'avete comprato, no, o l'avete fatta voi la tenda? Questa è comprata, però è difficile da portare. Sarebbe copricapo da imperatore. Ah, perché tu sei... Mi inchino su mio imperatore. E costa tenda, però devo dire che fa... Sì, è difficile da portare, sì. Ma voi avete mai visto, raga, una cosa del genere? Votate nei commenti qua sotto. Mi raccomando, non fate gli stronzi, se no viene l'imperatore. L'imperatore a testa in giù e vi corca. Raga, e siamo, come potete vedere, siamo alla zona dove sta Arcade and Food, raga. Tantissima roba. E infatti, come potete vedere... Qua c'è sta pure il furgone dell'A-Team, raga, tanta roba, raga, guardate il furgone dell'A-Team, raga, minchia, sì, tanta roba. E stanno, vedi, pure qua il tizio che balla, raga, è fantastico, raga, secondo me questo stand, questa parte dove stanno questi dell'Arcade and Food, secondo me è proprio una delle parti più belle e più fighe di tutto il Romix, devo dirlo, perché oltre alla macchina mamma mia raga, la macchina di Ritorno al Futuro, guardate quanto è figa la macchina di Ritorno al Futuro, raga, che ve faccio entrare dentro, raga, guardate quanto è figa. Dicevo, secondo me è tanta roba questa parte della zona di Arcade and Food. Poi raga, ovviamente ci stanno anche questi qua, mamma mia, sono proprio illuminata a giorno con tutti sti neon, raga, guardate quanto sono fighi sti neon, raga, mamma mia, che body qua fa. Allora, siamo con Giulia, che personaggio è il tuo? Allora, io dovrei fare Zendaya di The Greatest Showman, un musical interpretato anche da Hugh Jackman. Ok, un film che ha fatto... Che non sei Hugh Jackman a sto punto. No, io non sono Hugh Jackman. È un altro personaggio. E che fai? Perché hai scelto sto personaggio? Ho scelto questo personaggio perché principalmente rispecchia un po' quello che faccio nella vita, quindi arti circensi, quindi mi dedico al cerchio aereo, ai trampoli, all'arte in generale circense, e ho un ballerino con cui abbiamo formato... Che non sono io il ballerino. Però se vuoi unirti può diventare un trio. No, va bene così, diciamo. E quindi quanto hai speso per tutto sto bello costume che c'hai? Quanto hai speso? Allora, in realtà sono sincerissima, è un handmade, quindi è fatto a mano in velocità, perché non era prevista la mia presenza a Romix, perché sto lavorando, ecco. Quindi è stata una cosa di due al volo, giorni così. Al volo, quindi diciamo una cifra?
Diciamo una cifra. Ma guarda, tra i lavori e tutto, ma forse un centinaio d'euro, sì, massimo. Dai, ci sta. Mi raccomando, ragazzi, voi votate qua sotto nei commenti qual è il costume che più vi piace di più. Hai detto che fai arte circense, detto. Sì, esatto. Facci vedere una cosa. Prima ho visto che hai fatto una spaccata, ho visto. Spaccamose, vediamo come che la fai a spaccare. Ecco, crack, ecco, a posto così. E mi raccomando, ragazzi, votate anche la spaccata. Allora, ragazzi, siamo con la scuola di Hogwarts. Allora, iniziamo. Chi sei? Che personaggio siete? Allora, no, interpretiamo tutte le diverse casate di Hogwarts. Siamo Corvo Nero, Serpe Verde, Grifondoro e Tasso Rosso. Oh, quindi siete gli ambasciatori delle varie, varie casate. Rappresentate le varie casate. Perché avete scelto questi personaggi? No, allora, devo dire che ognuno ha proprio la sua casa. Abbiamo fatto i test online, praticamente sì, su Potterheads e l'altro che si chiamava? Pottermore. E casualmente siamo usciti tutti diverse casate. Esatto. Tutti diversi. Ah, ecco, esatto. Quindi avete scelto questa cosa. Siamo appassionati comunque del mondo di Harry Potter in generale, quindi ci faceva piacere portare questo cosplay quest'anno. Ecco, raga. Allora, diciamo, vediamo se oggi vincono loro la cosa del cosplay più economico, più cheap. Quanto avete speso? Allora, aiutatemi che non mi ricordo. Abbiamo speso una ventina d'euro. Stringiamose. Okay. Quanto avete speso, raga? Per la tunica, 20 euro. A testa, diciamo. Sì, sì, ovvio. Poi? La toppa, invece, abbiamo speso tutte e quattro, 13 euro tutte e quattro. E le scarpe, vabbè, già le avevamo, comunque sì, penso... Le nostre. Esatto. Sì, le nostre. Vabbè. Stessa cosa per jeans e camicia. Jeans e camicia. Mentre la cravatta penso sia costata 16 euro la sua, 16 queste, mentre la mia 13. Io 5. E tu 5? Quindi diciamo una media di una ventina d'euro a testa. Sì. Molto economico. Molto economico, ragazzi, mi raccomando, votate qua sotto nei commenti. Innanzitutto se conoscete le varie casate e qual è la vostra casata preferita e soprattutto che voto gli date a questi bei cosplay che si sono fatti da Harry Potter, giusto? Harry Potter, mi raccomando, non fate gli stronzi, sennò vengono e ve trasformano. In cosa li trasformate se non ci seguono, raga? Sì, guarda, semplicemente una Avada Kedavra facciamo prima, Avada Kedavra. Mi raccomando, ragazzi, votate qua sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, raga. 1, 2, 3, salutiamo. 1, 2, 3, Shogari!